Sempre Jazz ha rivolto un appello al jazz italiano per una concreta testimonianza di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia del 24 agosto. Intanto voglio ringraziare Umbria Jazz e gli artisti che hanno dato la propria disponibilità a questo progetto di solidarietà, di aiuto nella fase di ricostruzione per i comuni che sono stati colpiti dal sisma e di assistenza alla popolazione. E i musicisti, quegli stessi che da anni frequentano i palcoscenici del festival e che vi hanno lasciato tanti ricordi bellissimi, hanno risposto con entusiasmo. All'inizio si pensava a una serata di musica, ma appena la voce si è sparsa, hanno chiamato in tanti per partecipare e dare una mano. Le serate sono così diventate due, poi addirittura tre. Alla fine è un vero e proprio festival quello che si è riusciti a organizzare assieme a Regione e Comune di Assisi. I musicisti si esibiranno senza alcun compenso. Il Teatro Lyric di Assisi è stato messo a disposizione gratuitamente dal comune e ogni sforzo è stato compiuto per fare in modo che il costo organizzativo degli eventi fosse ridotto al minimo. Il jazz non ha fatto mancare la sua voce di solidarietà in tutta Italia. L'appuntamento che riguarda l'Umbria è stato curato da Marco Molendini, giornalista e critico musicale. Sì, il jazz ovviamente ha nel suo DNA la parte solidaristica e di aiuto quando ce n'è bisogno e non è una novità, però in questo caso poi l'Umbria oltretutto è stata toccata anche da questo evento e quindi era giusto fare qualcosa qui sotto il logo di Umbria Jazz, che è la manifestazione jazzistica più nota in Italia e uno dei marchi grandi nel mondo. Stefano Bullani, Napoli Trip, Enrico Rava e Francesco Diodati, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, questi e molti altri. Ma ci saranno anche Paolo Fresu e Rita Marco Tulli, special guest Stefano Di Battista. Beh sì, perché con Rita cioè, ci conosciamo da tantissimi anni, ma di fatto raramente suoniamo assieme, quindi questa occasione è importante anche dal punto di vista musicale, ma crediamo che poi al di là della musica stavolta ci sia un senso, come dire, altro, quindi ben venga anche se questo senso ci rimette assieme e ci mette assieme dopo tanti anni.